Sembrerebbe un menù per bambini, ma guardate lì nella caverna, io vedo qualcosa. Guardate il suo collo lungo nell'oscurità. Ed è un lama serial killer che ci sta osservando. Lui vuole noi, lui vuole il mio collo. Comunque benvenuti su Angry Lamu, il lama arrabbiato, non so il perché. È un gioco nuovo, strano, molto bello. Guarda, sembra il lama di Fortnite, però se dopo 10 birre. Ciao Lamu, dice il narratore. Ti sei fatto una bella dormita, non è vero? Sembra che qualcuno sia affamato. Dai, andiamo a trovare un po' di cibo, che il tuo stomaco è molto grande, Lamu. Guarda Lamu, è tutto contento, che ha fame. Tranquillissimo, una normale giornata di un lama. Cosa mangia le pietre? Cosa mangia Lamu? Che fa Lamu? Dove esce? È una grotta questa. Dobbiamo trovare l'uscita della grotta. Ah, ok. Era qui, l'uscita totalmente a caso. Non è un bellissimo giorno, Lamu? Dai, andiamo a trovare un po' di bacche per il tuo stomaco. Praticamente devo trovare delle ciliegie. O delle bacche, ecco. Queste, sì, le bacche, ok. Andiamo a prendere tutte le bacche. Non ci sono però ciliegie, bacche qui. Devi andare in altri posti. Eccole qua. Ci tira una testata, lui mangia testate. Mettici qua un piatto, editor. Ora vi mostro come mangio anch'io. Era molto buono. Oh, che cosa succede? C'è un cane banana. Un cane banana. Voglio il cane banana. Lamu ama la frutta e questa banana aiuterà lo stomaco di Lamu. Dai, andiamo a prendere quell'ama. Seguilo. In questo mondo è mangiare o essere mangiato. Quindi io ti itto. Ciao piccola banana. Miau! Bark bark, è proprio un cane banana. Oh cielo, credo che ho sbagliato. La banana è molto egoista e non vuole aiutare Lamu. Bark bark bark, ti odio Lamu. Beh, allora faremo addormentare la banana, così Lamu potrà... Cosa sto giocando? Ho bisogno di qualcosa di duro e pesante. Aspetta qui, il rispettoso cane banana. Credo che ho trovato l'arma del delitto. Le banane sono morbide! Oh, mamma mia! Ho visto del sangue di banana, ragazzi. Non so voi, ma io ho visto il sangue del banano. Ma che pranzetto squisito! Sono sicuro che la banana non fregava niente. Nonostante il suo atteggiamento amaro, era molto dolce. E ora ci metto una roccia sopra al nostro rapporto. Ad ogni modo c'è ancora spazio nel grande stomaco di Lamu. Oh, cos'è questo, Lamu? Ma cosa c'è? Gli allegri amici della fattoria, della frutta mia. Non ne vediamo molto qua intorno di frutta. Beh, dovrebbe essere abbastanza frutta per riempire lo stomaco di Lamu. Dai, andiamo a dirgli ciao, Lamu. Andiamo a dirgli ciao. Ah, ciao con la roccia. Ciao con la roccia. Ciao, ragazzi. Oh, stanno scappando. Eh beh, te credo, c'è una roccia grande come una casa che voglio tirarmela in testa per mangiarvi tutti. Vogliono giocare un gioco, sì, sicuramente. Andiamo a cercare i nostri nuovi amici. Così possiamo avere della deliziosa frutta. Poverini, si erano fatti delle tende qua. Mangia i tre frutti, c'è qualcosa di veramente macabro. C'è qualcuno qua dietro. Devo usare un bastone. Vieni fuori, non mordo. Finché sei vivo. Dopo che ti ho preso a sassate, forse mordo. E c'è un altro qui. Ho bisogno di qualcosa di affilato. Ma Lamu, e qua dietro c'è qualcuno. Dove ho mai visto un albero con le manine? Ah, uso le api per far uscire il tizio dalla caverna. Scusami, amiche api. Pegati queste. Oh, sei uscito, caramela. Ah, le api mi hanno fatto tanto male. Oh, dovrei stare più attento la prossima volta. Cioè, be careful, che è una battuta inglese. Vuol dire api, attenzione, però vabbè. Vabbè, prenditi la mia mela. Te la sei meritata. Bene, non serviva che lo chiedessi. Spam!
Oporetto, ma è uscito succo di mela, marmellata di mela. Sempre quella. Non so, ha un che di stranamente macabro questo gioco. Non so dove ci porterà tutto questo, ma l'importante è che lo stomaco di Lamu sia in pace. Ah, così dal caso che ho trovato un'ascia. Non userò assolutamente per decapitarti. È caduta un'arancia da sto albero d'arance. Wow, che caduta. Ma lo sai che le arance ti danno tanta energia? Dai, prenditi la mia. Forse la prossima volta riuscirò io anche tu a salire un albero. Bam. Così, decapitata un'arancia. Succo d'arancia e me la son mangiata. Ah, qua c'è una macchina. What? Posso romperla? Perché? Non andare troppo lontano da casa, la Mu si perderà. Ok. Ah, vedi? Lo sapevo che devo bruciarlo. Io so tutto. Sono un serial killer. Ma c'è un'altra frutta qui, è quella con le mani? Signora Pera! Che caldo, che caldo! Oh, santo cielo! Potevi usare qualcosa di meno brustacchioso? Spero che ti piacciono le pere cotte, perché sono tutta tua! Yum yum yum! Che giorno fantastico, giocare con i tuoi amici, mangiare della deliziosa frutta. Così divertente. Beh, è stato un giorno fantastico, non è vero, Lamu? Oh? Che cosa succede, Lamu? Sei ancora affamata? Oh cavolo! Sono l'ultima dei frutti, quella dietro gli alberi! Che diavolo! Sembrava Tasha! No, gli avevo detto di non far rumore! Vediamo che succede! Sono quello che era dietro l'albero, stavo pisciando! Era una storia vera, Lamu! Non eravamo della frutta! Lamu ci vede così nella sua mente da nabba! Lei vede tutte che siamo della frutta nella sua mentalità! Oh no! Devo ritrovare il campeggio. È la stessa mappa, ma in 3D. Are you kidding me? Che fa pure la rim. Dove sono andati tutti? Dov'è Moki? Moki, dove sei? Dove sei, ragazza? Non può essere scappata troppo lontano. Moki è il cane. Moki! Mochino! Dai, Moki, no. No, vedo qualcosa lì. Vedo un Moki. No, questo è un sasso. Oh no! Oh no! Editor censura! No, sei sbudellato! È un cane sbudellato, Moki! Che diavolo! Ma chi ti ha fatto tutto questo, povera ragazza? Chi è il maledetto che l'ha fatto? È un pazzo! Tasha, Ken, Leon! Dove diavolo siete, ragazzi? Non era un cane banana! E sono stato io prima tutto allegro! Adesso tutto quello che ho fatto... Non mi dire che anche la macchina ho distrutto... Quindi tutto quello che ho fatto con la Mu, ora mi si... Il karma! Karma, ragazzi, il karma! Il mio amico! Gli ha staccato la testa! Il mio amico, anche qua, dove erano le rocce, gli ha staccato la testa! Oh, credo che sto per vomitare! Ma perché ci sono così tante api? Chi ha fatto questo, Ken? La Mu! La Mu è qui! La Mu è qui! Tutti i trucchi, gli sporchi trucchi che ho utilizzato! Mi ha distrutto la macchina, l'ha carbonizzata. Ah no, non è la macchina. Sono io che vedo dei cespugli macchina. Chi è? Oh, santo cielo! Non ti riconosco neanche più. È bruciato fino al collo, è tutto cotto. Ma che sta succedendo? È la Mu quello! Mi sta osservando. Stammi lontano. Devo andare alla macchina. Devo trovare gli altri. Ma gli altri cosa? Ce n'era un altro? Quello che è caduto dall'albero. Cavolo, ma qua ho visto la Mu. Eccolo! Mamma mia, si sta tippando, eh. No! No! Cavolo, gli ha spezzato le gambine! Santo cielo, Tasha! Deve essersi impigliata la gamba sull'albero, certo! Ma chi diavolo ha fatto questo a lei? Devo trovare un modo per scappare. Devo andare alla macchina. Corri alla macchina, ragazzi! Corri alla macchina che ti passa! Non so se ci arriverò vivo, ma me l'ha distrutta la macchina. L'idioma. Ed è qui. E si tippa. E vuole me. È lì, è lì, è lì, è lì, è lì. Guarda, no. Sapevo. Sapevo che non avrei dovuto. La macchina è destroyed. Chi diavolo ha fatto sta roba? Ah! No! La Mu! La Mu! La Mu! Perché sembra più rosso? No, 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 ferma! Ferma la Mu! Ferma la Mu! Ferma!
Vabbè, mi avvicino. È qui? Perché non so dove andare. Non c'è un modo per scappare? Mi sacrifico. Va bene, ti sei guadagnato la mela. Ciao, Lamu, ciao. Lamu? Ah! Vabbè, ci ha pensato un po'. Finale 2-2. Lamu si magna tutti. Che bello. Guarda la mia manina. Mi ha staccato la testina. Almeno si è mangiato tutti, guarda. Una persona è uscita bene qua. Una persona. I lama sono persone orribili. Però quindi se noi adesso non distruggiamo la macchina, ma ci mangiamo tutti, dovrebbe cambiare il finale. Vediamo. Ok, quindi se non distruggiamo la macchina e riusciamo a trovarla poi, sto guardando il gameplay di un'altra persona, vediamo che succede. Perché non dovevamo distruggere la macchina. Quindi prendiamo la macchina e probabilmente riusciamo a scappare. Vedete, abbiamo la macchina, ci allontaniamo dal massacro che è successo, dal casino. Vai, vai, fuori di qui. Ah! E niente, e si torna da Lamu. Per forza, non c'è via di fuga da Lamu. Spero che l'abbiamo preso sotto. E c'è anche un giornale sulla sinistra. Vediamo che dice. Lamu Forest Park. Il mistero di Lamu il killer è stato risolto grazie agli ultimi studi della scientifica. Però gli autori non hanno rilasciato dettagli, ma hanno assicurato che Lamu non farà più danni. Non so se l'hanno catturato oppure è stato preso sotto da noi con la macchina. Il tizio che è sopravvissuto non ha rilasciato un'intervista perché ha avuto un'esperienza traumatizzante. Le nostre condoglianze alla famiglia di Tasha Neal, Ken Abel e Leon Dean. Le persone possono stare in pace sapendo che Lamu l'assassino è stato debellato. Beh, quindi sembra che comunque noi siamo sopravvissuti. Ti è Lamu? Ti è? Cioè, ti fa un po' per Lamu perché ero Lamu all'inizio, un po' no per Lamu. Non so, questo gioco mi ha un po' ricordato, forse un po' per i disegnini e la stupidità, Black Cats Adventure, ve lo ricordate? Dovremmo tornarci, magari rifare la serie un giorno, magari sarebbe bello rifarla. Io comunque vi ringrazio per la visione di questo, fatemi sapere se vi ha traumatizzato nei commenti. E noi ci vediamo a prossimi video. Ciao ragazzi!